Ben ritrovati. Giornata di protesta dalla mattina fino a tarda sera. È sacrosanto protestare, ovviamente, protestare nei limiti della decenza. E la protesta della Confcommercio con l'apparecchiata, i tavoli apparecchiati, non erano tavoli, era il selciato, ma con piatti, bicchieri, tutti seduti, distanziati con la mascherina. Era una bella protesta, necessaria forse, perché le proteste, intendiamoci, sono migliori dei sondaggi, lasciano capire il polso della situazione di un paese, di una città, di una regione, ovviamente quando non sfociano in tafferugli, ribellioni, rottura di vetrine, ma di quelle non ce ne occupiamo perché non sono interessata a dare spazio ai semicriminali o a quelli che non hanno nessun interesse alla salute pubblica, ma hanno altri interessi. Voglio parlare invece di quella dei ristoratori, quelli appunto che hanno manifestato con lo slogan "Siamo a terra", seduti appunto per terra. Sono 18.000 le aziende pugliesi che si occupano di ristorazione, servizi pubblici tipo bar, locali, tanti, un sacco di persone, quindi un sacco di lavoro che si può perdere. Ora intendiamoci, io penso sempre che è meglio essere feriti che morti, è fuori di metafora, è meglio rimanere aperti fino alle 6 del pomeriggio che rimanere chiusi totalmente come si lascia immaginare un lockdown e qualcuno di loro lo preferisce, lo hanno detto, preferiamo il lockdown totale a questo silicidio. Io dico di no, io dico che è sempre meglio appunto essere feriti che del tutto morti. Detto questo, c'è una sola cosa che il governo e in tutte le sue poi rappresentazioni, fino appunto alla Puglia, può fare, ristorarli. Ora, il governo ha annunciato che entro il 14 del mese di novembre arriveranno i primi soldi. E allora io credo che la protesta sparirà esattamente come è nata. Mi sembra giusto, non si può rimanere a terra, ci si deve alzare in piedi, ma la comunità, e quindi il governo e tutti noi, dobbiamo aiutarli ad alzarsi in piedi. Per il resto, quello dell'ordine pubblico non ce ne frega proprio niente, quelli che appunto non hanno nessun altro interesse che se stessi. Vi ringrazio e ci vediamo domani.